Allora, la decisione presa martedì sera dal Consiglio di Garanzia, e voglio ricordare con i voti favorevoli di Lega e Forza Italia, di annullare la delibera 57 del 2015, la cosiddetta delibera Grasso, ha creato un vuoto normativo all'interno del palazzo che fa sì che oggi un ex senatore condannato per mafia e anche latitante ha diritto a percepire il vitalizio. Questa è una cosa inaccettabile perché fa ancora una volta cittadini di serie A o super A che stanno dentro a questi palazzi e cittadini di serie B che sono fuori. Quindi con il collega Perilli e con tutto il gruppo abbiamo pensato di presentare una mozione che impegni il Senato e lui ve la illustrerà. Grazie. Sì, il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha depositato una mozione con la quale il Senato si impegna a revocare il vitalizio non solo ai senatori condannati in via definitiva per reati particolarmente gravi, mafia, terrorismo, ma anche per reati contro la pubblica amministrazione che già oggi, in base alla legge Severino, comportano l'incandidabilità o la perdita del seggio. Questa è stata la nostra mozione che abbiamo depositato, un atto concreto in cui si dovranno esprimere i vari senatori. No, resta da dire questo. A noi ci spiace se in questi due giorni si stanno creando delle tensioni all'interno delle forze di maggioranza di Palazzo Madama, ma voi capite come non si può rimanere zitti e fermi. E attenzione, questa non è una battaglia elettorale, questa è una battaglia di civiltà. Cioè stiamo lottando per tutelare la credibilità e il prestigio delle istituzioni, perché qui c'è in gioco il prestigio delle istituzioni. Quello che chiediamo è che ogni forza politica abbia il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Dica chiaramente che cosa intende fare su questo istituto che ormai è veramente obsoleto, siamo l'unico paese che continua a conservare il vitalizio, e dica se pensa davvero che il vitalizio possa essere trattato alla pari di una pensione di un cittadino comune. Secondo me no, perché c'è un principio di equità e di uguaglianza che dobbiamo rispettare anche tra gli elettori e gli eletti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci, signor Presidente. Sono di cosa? Grazie.